Il pronto soccorso è un problema, ma non il problema. Con un incontro nella sala Beccarini di San Marcello Pistoiese, la CGIL ha illustrato la sua proposta alla Regione Toscana sulla sanità in montagna. Una proposta che parte da un'analisi che distingue tra interventi legati all'emergenza-urgenza e problemi legati alla cronicità. Noi si è fatto fare un'analisi al coordinamento regionale dei medici CGIL sullo stato di salute dei cittadini della montagna pistoiese e sono venuti fuori dati in parte sconcertanti di bisogni di interventi di salute differenti fra territorio e territorio. Ci si ammala di più in certi territori di tumori, in altri invece abbiamo problemi di infarti, per cui c'è bisogno di risposte di salute sanitarie e di assistenza diversificate fra territorio e territorio. Non ci può essere solo l'ospedale, ci deve essere un servizio sanitario territoriale che affronti i problemi e segua pazienti casa per casa. La proposta di progetto illustrata, sottolinea il sindacato, che intanto valuta positiva in attesa che siano realizzate le iniziative annunciate dalla Regione, ha un'impostazione molto concreta. Si sviluppa analizzando e individuando i due problemi centrali, che sono da una parte il carico della cronicità, che a tassi standardizzati è maggiore del resto della provincia e del resto della regione, dall'altra un carico di patologie oncologiche, sostanzialmente causa di una mortalità differenziale più elevata che in altre zone. Allora il progetto si sviluppa su due linee: potenziamento del territorio per dare una risposta alla cronicità, articolato sostanzialmente nell'uso di telemedicina e tecnologie leggere, dall'altra il potenziamento dell'assistenza domiciliare, sostanzialmente nella componente infermieristica. Il terzo aspetto per quello che riguarda il territorio è la possibilità, già sperimentata a Pistoia alcuni anni fa, di effettuare trattamenti con farmaci destinati all'esclusivo uso ospedaliero anche a domicilio del paziente.